queste gravide ricette che vi faremo vedere tra poco rappresentano la dieta mediterranea, ben onesco proposto dall'Italia, Spagna, Grecia e Marocco, poiché è un insieme di competenze, conoscenze, riti e simboli e tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola. Queste ci faranno osservare la preparazione della pizza, dell'insalata alla stasa e della parmigiana. Buongiorno, noi siamo Lady Beatrice, Bartolomea Beatrice, Truncala e Giorgio della classe seconda F. Oggi presenteremo un piatto tipico della tradizione siciliana, ovvero la parmigiana, composta da melanzane, salsa e parmigiana. E ora procediamo a tagliare la melanzana in fette di circa un centimetro. Procediamo a friggere le melanzane immergendole nell'olio bollente. Procediamo a togliere le melanzane dall'olio e metterle nella carta assorbente. Ora dobbiamo salare le melanzane. Adesso procediamo a preparare la salsa di pomodoro. Mettiamo sul fuoco la cipolla con l'olio. Non appena la cipolla sarà soffritta, aggiungiamo la passata di pomodoro. Adesso aggiungiamo un po' di sale e un po' di zucchero. Aggiungiamo delle foglie di basilico per insaporire, che poi andremo a togliere. Adesso continuiamo ad assemblare la nostra parmigiana. Iniziamo con uno strato di sugo. Adesso mettiamo un altro strato di melanzane. Adesso ancora del sugo. Infine mettiamo uno strato di parmigiano. E questa è la nostra parmigiana completata. Ed è anche buonissima! Ora mettiamo la salsa. Mettiamo 5 ml di olio. Ora mettiamo un po' di lievito e giriamo. Dopo aver sciolto il lievito, mettiamo la farina. Ora facciamo un buco e versiamo il lievito. Versiamo l'acqua. Ora aggiungiamo l'olio. Aggiungiamo il sale. Continuiamo ad aggiungere gli ingredienti poco alla volta fin quando non finisce. Mettiamo l'impasto in una ciotola e lasciamolo lievitare per un'ora. Adesso tagliamo tutti gli ingredienti. L'impasto è pronto. Adesso possiamo fare i panetti. If you marry the baker boy.
partito!